Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È stato il personale del posto fisso di polizia di Montesilvano ad interrompere una violenta lite tra due persone che sono state arrestate. Sono due marocchini che se le stavano dando di santa ragione in via Aldo Moro nel cuore della notte. Si tratta di un 24enne e di un 34enne. Su uno di loro pende un decreto di espulsione. Uno di loro, sostiene la polizia, coordinata sul posto da Vincenzo Ponzo, ha aggredito l'altro connazionale colpendolo al volto con una bottiglia infranta, procurandogli una vasta ferita, e quest'ultimo invece ha reagito rincorrendo il primo con un bastone e colpendolo, nonostante lui stesso fosse ferito e perdesse abbondantemente sangue. Veniamo ad Atri per occuparci di ambiente, vetro e lattine nell'organico, residui di cibo nell'indifferenziato. Nella città ducale, dove la raccolta differenziata porta a porta è stata introdotta nel 2009, sono ancora molti i cittadini che non utilizzano i contenitori per rifiuti correttamente. Per questo la polizia municipale sta effettuando controlli e sanzionando singoli famiglie e condomini che commettono errori nel conferire l'immondizia nei diversi cassonetti. La sanzione ammonta a 50 euro. Ma può essere anche più salata nel caso di infrazioni di una certa rilevanza. Nonostante i buoni risultati finora raggiunti con il sistema del porta a porta, Atri rimane lontana dalla soglia minima di rifiuti riciclati che andava raggiungendo entro il 2012, cioè il 65%. La città ducale, infatti, è ferma a quota 49,30%, più o meno come Silvi, che si attesta al 49,65%, mentre va meglio a Pineto con il 59,29%. E cambiamo completamente argomento. L'Abruzzo si avvicina sempre di più allo Stato di Israele. A ribadirlo è stato il governatore della regione Gianni Chiodi, ma vediamo in questo servizio proprio il perché. L'Abruzzo guarda ad Israele come punto di riferimento per rafforzare la rete d'impresa dello start-up. È il senso dell'iniziativa che è stata presentata dalla FIRA, che con la Regione Abruzzo aderirà all'iniziativa del concorso internazionale Startup Tel Aviv Bootcamp, voluto proprio da Israele. Si guarda quindi per far crescere le start-up, ha detto il presidente della Regione Gianni Chiodi, perché questo paese è punto di riferimento internazionale su questo campo. Quando si parla di alleanze, si parla di opportunità, si evocano scenari, bisogna avere la capacità poi di tradurli in fatti. Con il governo israeliano noi stiamo collaborando per quelle che sono le eccellenze israeliane, quindi stiamo collaborando in sanità per quanto riguarda l'emergenza urgenza, perché l'OCSE ha indicato come il sistema sanitario israeliano, come il sistema sanitario migliore del mondo, e quindi quello a cui dovrebbero tendere tutti i paesi che aderiscono all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e noi lo stiamo facendo. A Tel Aviv si vive quindi in un clima particolare che aiuta i giovani a creare nuove imprese e a scommettere sul mercato internazionale. È vero che nel 2012 in Europa le start-up partite sono state 500 a fronte delle 2000 in Israele. La collaborazione sulle start-up rappresenta quindi una risorsa essenziale per quei giovani che hanno voglia di investire su se stessi. Dobbiamo spiegare alle nuove generazioni che la regione mette a disposizione loro una chance di investire e lo fa guardando anche ai migliori. Ma poi è un'altra caratteristica del governo di Israele, che nel mondo è conosciuto proprio come Startup Nation, cioè la nazione che molto più anche degli Stati Uniti ha una vivacità, un dinamismo e una fortissima produzione ed esperienza su quelli che sono i fenomeni startup imprenditoriale. E quindi noi abbiamo il piacere di questa collaborazione, di questa alleanza, che non è un'alleanza di quelle, i ponti verso i Balcani, le macro regioni, queste cose qui che piacciono tanto alla politica e alla stampa, ma che in realtà hanno di praticità praticamente zero. Le 14 start-up selezionate, una per ogni paese partecipante, avranno la possibilità di intervenire durante il bootcamp dal 12 al 17 ottobre. Ad un programma di conferenze e incontri con imprenditori e investitori, la possibilità da parte delle start-up di partecipare al concorso internazionale è solo il primo passo di un percorso che vuole portare l'Abruzzo ad essere una start-up al pari di Israele, che è considerata la Startup Nation. In questo senso il presidente Chiodi ha poi infine annunciato che la regione Abruzzo parteciperà ufficialmente all'incontro sulla cooperazione bilaterale Italia-Israele in programma il prossimo 2 dicembre. Noi stiamo traducendo invece in termini abbastanza concreti. Oggi, per esempio, si presenta una opportunità che
che il governo israeliano ha sulle start-up e al quale possono partecipare anche le imprese abruzzesi, e soprattutto gli start-upper abruzzesi. E a Pineto invece hanno preso il via agli incontri dell'amministrazione comunale con i quartieri per illustrare alla cittadinanza lo schema strutturale e strategico che precede il nuovo piano regolatore della cittadina adriatica. Ne dà notizia l'assessore all'urbanistica Alberto Dell'Orletta, che dopo aver incontrato insieme al sindaco Monticelli i residenti del borgo storico di Multignano sta già organizzando la prossima tappa in programma a Borgo Santa Maria. E per il turismo, dalla prossima settimana sarà attiva in via sperimentale sui comuni della costa abruzzese l'iniziativa che riguarderà il servizio gratuito Wi-Fi to Coast. Il servizio di rete gratuita del Wi-Fi sulla costa abruzzese sarà sviluppato in modo progressivo dai comuni e questa fase di startup servirà soprattutto per sperimentare la piena funzionalità del servizio. Ad inaugurare il servizio con un simbolico tweet sarà l'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio, che illustrerà lo strumento alla stampa martedì 13 di agosto alle 10 a Silvi Marina in piazza Marconi in occasione dell'avvio del servizio Wi-Fi nell'area antistante la sede municipale di Silvi. La pagina di cultura e spettacoli, spazio alla musica, proprio questa sera si alzerà il sipario sulla 14ª edizione del Festival Internazionale dei Duchi di Acquaviva di Atri, manifestazione organizzata dall'Associazione Amici della Musica 2000 con la direzione artistica del maestro Algino Battistini. La manifestazione proporrà fino al 1 settembre una ricchissima offerta di masterclasses e una rassegna di concerti di musica classica tenuti dai corsisti e dagli stessi docenti che avranno come scenario i luoghi più suggestivi della città ducale. Chiudiamo tra cultura ed enogastronomia. È stata presentata ieri mattina a Pescara dall'assessore all'agricoltura Mauro Febbo la 6ª edizione di Degusta, la rassegna di prodotti agroalimentari della tradizione abruzzese, che si terrà da questa sera fino all'11 di agosto nel porto turistico di Pescara. Evidenziando l'importanza della manifestazione, Febbo ha detto che il continuo aumento di espositori che chiedono di parteciparvi dimostra che Degusta si va sempre più consolidando nel segno della qualità, come testimoniato anche l'impegno della Coldiretti, che ha schierato tutte le sue forze migliori per far crescere questa iniziativa. Un'iniziativa che rappresenta la sintesi di un percorso portato avanti negli ultimi tempi e concretizzato con il marchio Abruzzo, che dovrà mettere insieme tutte le eccellenze della produzione enogastronomica abruzzese. E con questa notizia ci salutiamo, vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata. Saluto a tutti gli italiani che non possono fare a meno di ilmeteo.it. Previsioni per sabato 10 agosto 2013. Stige oramai è un ricordo e le temperature sono scese un po' su tutta Italia. Ancora occasioni per piogge nelle regioni centrali, quindi entriamo nel dettaglio. Al nord condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con più nubi sulla Friuli, sulle coste romagnole dove potrà esserci anche qualche temporale. Al centro nuvoloso sulle coste adriatiche, specie marchigiane, con qualche pioggia o anche temporale, soleggiati versanti tirrenici e la Sardegna. Al sud il tempo peggiora nel corso della giornata con nubi in aumento e piogge possibili un po' su tutte le regioni, temporali sugli Appennini, soleggiate invece per la maggior parte la Sicilia. I venti soffieranno tutti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Passiamo ora a vedere che cosa ci dicono le temperature previste per questa giornata, minime in lieve diminuzione su tutte le regioni con valori compresi tra i 16 e i 26 gradi. Di giorno farà meno caldo ovunque e non più di 30 gradi al nord, 25-29 gradi al centro, ma con punte di 35 gradi ancora a Roma, tra i 25 e i 34 gradi le temperature previste. Ben ritrovati e come sempre buon sabato, buon fine settimana a tutti per
attraversare, perché no, 2 giorni all'insegna, spero, del sole, del mare, del divertimento, per chi si sta preparando ovviamente per il grande momento del Ferragosto, magari c'è molta gente che inizia le ferie, insomma, buon tutto. Spero che questo sabato, datato 10 agosto, sia piacevole per molti. Vi ricordo che la Luna è nel segno della Vergine, è ovviamente una Luna un po' osteggiata da Nettuno, ma comunque, al di là di questo, andiamo avanti. Miei cari nati sotto il segno dell'Ariete, giornata questa fatta di piccoli e inevitabili momenti di ironia. L'ironia che rallegra il cuore, vi rende amabili, e molto ricercati. Insomma, oggi l'Ariete, la donna dell'Ariete, l'uomo dell'Ariete sarà molto molto ricercato. Toro, per voi invece, in queste calde, assolate giornate, ma anche in questa imprevedibilità del tempo, sicuramente questo sabato è un sabato un po' stancante. Vorreste fare tante cose, alcune cose le farete, altre no, ma vi peserà un po' tutto, per cui a fine giornata il giusto riposo vi attende. Ed ora passiamo al segno dei Gemelli. Mattinata tranquilla, pomeriggio all'insegna della leggerezza, serata impegnativa. Molti nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero avere una cena importante, un incontro importante. Insomma, sarete un po' in ansia, sarete un po' presi da cose che vi interessano molto. Ed ora passiamo al segno del Cancro. Questo sabato, datato 10 agosto, per voi è molto importante, perché molti di coloro che sono nati sotto questo segno stanno facendo un passo importante proprio in questa giornata, la giornata di oggi, la giornata di domani, oppure stanno partendo per le vacanze, che vi impegnano un po'. Leone, siate prudenti nel gestire il denaro e soprattutto non lasciatevi tentare da qualche piccola o folle spesa che potrebbe compromettere la vostra questione economica, le vostre certezze economiche. Insomma, siate oculati anche quando spendete in questa giornata di sabato. Questo è il consiglio. Ed ora passiamo al segno della Vergine. La Luna, per l'ultimo giorno nel vostro segno, vi regala energia, positività e anche fortuna. Tenterei la sorte sempre con un 15-51-66 su Cagliari e Palermo. Benissimo, andiamo avanti, non finisce qui, perché le stelle continuano a raccontarvi il vostro futuro. Bilancia, giornata accaldata, ma anche serata molto sexy e molto movimentata per i più giovani nati sotto il segno della Bilancia. E per chi è più maturo, non lasciatevi scoprire e soprattutto cercate di non di non essere scorretti con chi vi ama veramente. Scorpione, qualche tensione nell'arco del pomeriggio, ma la serata poi si concluderà in allegria e con molto divertimento, soprattutto per i maschi dello Scorpione e anche per le seducenti femmine dello Scorpione. Insomma, un sabato che poi parte un po' con qualche difficoltà, ma finisce alla grande. Ah, consiglio, a fine serata non andate a mangiare da qualche parte, evitate. Sagittario, suggeriamo riposo e relax e, se potete, evitate il caos, per cui evitate la confusione, evitate un ambiente dove c'è troppa gente. Avete bisogno di la brezza marina, il riposo, stare in un ambiente rilassante, perché siete già abbastanza tesi di vostro. Capricorno, qualche piccolo problema con l'aria condizionata. Sapete che il Capricorno appena cambia temperatura avverte dolori alle gambe, alle ginocchia, alla cervicale. Il Capricorno è molto delicato, per cui moderate la vostra aria condizionata in macchina, in casa, in albergo, dovunque voi siate, o in qualche negozio dove, se vedete che ce n'è troppa, scappate. E sabato invece movimentato per l'Acquario, soprattutto per la donna dell'Acquario, seduttive, piacevolmente ambite, sarete molto ricercate. Se
magari una vergine, oppure perché no, uno scorpione vi fa la corte, beh, accettate la corte, insomma, divertitevi. Pesci, avete necessità di stare da soli, di riflettere, e se dovete proprio accettare un invito a cena, fatelo se siete veramente di buon umore, perché tra oggi e domani il vostro umore è un po' traballante, è un po' in uno stato di confusione proprio per questa luna nel segno della Vergine. Benissimo, non mi resta che augurarvi buon sabato sera, buon divertimento, buon mare, buon sole, buone vacanze, oppure perché no, buon riposo, e vi do appuntamento a domani, domenica 11 agosto, per raccontarvi ovviamente quello che accadrà. Ciao a tutti, a domani.